Continuiamo il nostro itinerario nella storia mineraria della Sardegna in conformità con quanto propone il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, dato che riteniamo che esso non esprima esclusivamente memoria, ma che possa rappresentare anche lo strumento per creare sviluppo economico e sociale nel territorio. Partiamo da Villa Massargia. Durante il regno dei Pisani fu impiantato ai piedi del colle dove sorgeva il castello di Gioiosa Guardia un uliveto che oggi ci mostra ancora gli ulivi secolari di Sortumannu, il grande orto. Il tronco dell'esemplare più grande, chiamato la Regina, ha un perimetro di quasi 16 metri ed è ritenuto l'ulivo più grande nel Mediterraneo. Visitiamo anche il villaggio minerario di Orbai, da cui si domina la vallata del Cigerri. Fu una risorsa fin dal 1872 per l'estrazione di piombo, zinco e bario. Nel villaggio si trovano gli edifici principali della miniera, le abitazioni e le vecchie infrastrutture dei minatori, in parte ristrutturate negli anni passati. Abbiamo una serie di bellezze ambientali e anche minerarie. Abbiamo il villaggio minerario con una potenzialità di ricezione e anche di ospitalità, la foresta di Orbai, e inoltre abbiamo questi siti archeologici dei nuraghi, ma anche dei tempi in cui sostanzialmente furono segnali di insediamenti umani e di antiche generazioni. Abbiamo le chiese, la più rinomata è questa della Madonna del Pilar, tant'è vero che come amministrazione, ma come Villa Massargesi, abbiamo sempre questo rapporto continuo con gli spagnoli, perché è l'unica chiesa in Sardegna che ancora oggi ha una affinità culturale, religiosa, eccetera, con il popolo spagnolo. E abbiamo la Madonna della Neve. Complessivamente il territorio di Villa Massargia ha delle potenzialità turistiche, ha delle potenzialità di ospitalità. Poco distante da Villa Massargia, a Narcao, troviamo l'ex borgo minerario di Rosas, che però vive ancora, inserito in un suggestivo scenario naturale. Le casette dei minatori sono state trasformate in confortevoli case vacanze. I minatori che vi hanno lavorato raccontano con visite guidate la fatica, il sudore, i sacrifici nella miniera Rosas. Le donne preparano i malloreddus. Qui si è compreso che l'occasione di sviluppo è data dal turismo, dando ancora da vivere alle famiglie degli ex minatori e apportando valore aggiunto al territorio circostante. Questi sono gli esempi da seguire. Negli anni Ottanta la politica nazionale ha voluto che le miniere dovessero chiudere per lasciare spazio ad altre imprese alternative. Queste imprese non le abbiamo mai viste e nell'attesa di queste siamo riusciti nel tempo a trasformare questo sito in un sito turistico, in un sito che oggi non produce più piombo e zinco come allora, ma produce cultura. È molto importante per la civiltà del lavoro minerario, perché oggi la storia delle miniere può essere di nuovo rappresentata per le scuole, può essere rappresentata per le persone che hanno avuto in questa miniera un parente, un genitore o anche soltanto un amico. Questo credo che sia un risultato molto importante. Noi oggi abbiamo la prima laveria in tutta la Sardegna, interamente viva, viva perché basta soltanto premere un pulsante e le macchine che erano il cuore della miniera riprendono a battere come allora. Questo mi riempie di orgoglio, mi dà tanta soddisfazione.
Carbonia fu una delle più importanti città in Sardegna del ventennio fascista. L'architettura è tipica dell'epoca. Il fulcro della città è la Piazza Roma, articolata in un sistema di spazi che si raccolgono intorno al nucleo centrale, che ospita i principali edifici pubblici: il municipio, il teatro comunale, la Torre Littoria, il dopolavoro, le poste, la chiesa di San Ponziano. Il campanile in trachite rossa è simile a quello di Aquileia in Friuli Venezia Giulia, in onore del sangue versato dalla Brigata Sassari in quei luoghi durante la Grande Guerra. Un altro esempio su come valorizzare la memoria della storia mineraria, il Museo del Carbone a Serbariu. La miniera di Serbariu fu attiva dal 1937 al 1964, ha caratterizzato l'economia del Sulcis, rappresentando una delle più importanti risorse energetiche d'Italia. L'associazione tra il Parco Geominerario e il Comune di Carbonia ha lo scopo di valorizzare il sito e rendere fruibili gli edifici del Museo del Carbone. Il 18 dicembre del 1938 veniva inaugurata Carbonia, una città che nasceva nel periodo delle miniere, nel periodo autarchico. E Mussolini inaugurava questa città, una città che naturalmente negli ultimi anni e nei primi anni anche della sua vita è vissuta soprattutto grazie al grande apporto dei minatori, dei lavoratori che quotidianamente lavoravano nelle miniere di Serbariu. E da quel punto noi abbiamo negli ultimi anni riqualificato la grande miniera di Serbariu, che è adesso un grande centro congressi, il centro italiano della cultura del carbone, insieme a questa splendida piazza che è stata riqualificata ed è entrata a pieno merito tra le migliori piazze nel suo genere in Italia e in Europa. Insieme a questo, naturalmente, Carbonia può vantare in questo momento un grande patrimonio archeologico, un grande patrimonio culturale, un grande patrimonio da tutti i punti di vista, soprattutto anche da quello dell'archeologia. Nel 1935, grazie ad un intervento statale mirato alla rivalutazione dell'attività mineraria, iniziò un periodo di rilancio delle attività industriali del sud Sardegna. Strano a dirsi ora, ma sto parlando di Carbosulcis, l'ultima miniera di carbone rimasta attiva in tutta Italia. Il futuro del Carbone Sulcis è strettamente legato alla innovazione tecnologica e ai progetti strategici per il paese per la produzione di energia pulita da carbone. È previsto infatti la realizzazione di una grande centrale che utilizzerà grandi quantità di carbone sulcis, consentendo alla miniera di raggiungere l'equilibrio del conto economico. È previsto inoltre la realizzazione nel Sulcis del polo tecnologico italiano per il carbone pulito, perché saper produrre, avere le tecnologie per produrre energia pulita da carbone è un vantaggio competitivo per l'industria nazionale. Quindi noi oggi abbiamo l'obiettivo di passare da una fase di assistenzialismo a una fase di un grande progetto industriale di innovazione tecnologica strategico per l'intero paese. Carbosulcis si trova a Nuraghi Figus, frazione di Gonnesa, dove l'attività di estrazione mineraria si era sviluppata intensamente nella seconda metà dell'Ottocento. Esempio di architettura mineraria, il villaggio Norman, immerso nel verde dei boschi, ancora parzialmente abitato. La villa Stefani fu residenza un tempo fastosa dei direttori della miniera di San Giovanni. Il golfo di Gonnesa con le sue dune, le calette incastonate nella scogliera, per chi ama una natura intatta, è composto da tre spiagge: Porto Paglia, dove è situata la tonnara del Settecento, la spiaggia di Mezzo e Fontanamare. Le case del villaggio dei pescatori sono state adibite a casa vacanze. Naturalmente le miniere ci hanno lasciato testimonianze notevoli dal punto di vista dell'archeologia mineraria, tantissime testimonianze che vale la pena di venire a vedere. Fra questi ci sono dei veri e propri villaggi, fra questi Norman, sulla collina a 100 metri dal mare,
il cui mare naturalmente si vede, un paesino davvero meraviglioso. Occorrerebbe trovare risorse importanti perché questi paesini potessero essere davvero ristrutturati e valorizzati dal punto di vista sia storico che dal punto di vista culturale. Naturalmente Gonnesa non offre soltanto archeologia di carattere minerario, ma c'è archeologia vera e propria di carattere nuragica. Tra questi svetta il villaggio nuragico di Serucci, al cui interno c'è la reggia maestosa, che racconta la storia dei nostri antenati di più di 3.000 anni fa. Intorno più di 200 capanne disseminate su una superficie di 6 ettari, che raccontano proprio la storia vissuta di un territorio che ha radici davvero lontane e che si proietta avanti guardando in prospettiva alle nuove generazioni che naturalmente devono trarre linfa vitale dalla nostra storia, dalla nostra cultura. Però Gonnesa è anche un paese costiero che ha una costa notevole, con una spiaggia di 4 km molto vasta, con un mare cristallino davvero, davvero straordinario. Spero che tutto quello che avete visto nella puntata odierna sia per tutti voi un suggerimento per i futuri itinerari. Io vi invito e vi esorto a visitare questa Sardegna misteriosa e la sua storia fatta di antiche passioni.